Sunlight hidden you just right. As day breaks and the clouds start forming, I know you and I will be alright. I hope time is on our side. Won't let the moment slip away. Presentato questa mattina il progetto del distaccamento rurale qui in una zona, in un ambito che ricomprende anche il Parco Nazionale del Gran Paradiso, un progetto del Ministero. Quali sono gli obiettivi che si vogliono perseguire? Allora, il presidio rurale che è attivato su Ponte e Cournier ha l'obiettivo quello di integrare il dispositivo dei vigili del fuoco nel periodo, diciamo, di massima pericolosità o comunque in zone rurali o zone, diciamo, non facilmente raggiungibili. Il vantaggio di questo presidio è che intanto ha trovato ospitalità presso un distaccamento volontario dei vigili del fuoco e quindi riesce a poter garantire un doppio servizio, quindi sia il soccorso tecnico utilizzando i mezzi per gli incendi rurali sia per la parte boschiva. Questo è il primo vantaggio. Ovviamente nell'attesa, diciamo, di fare interventi, sperando che rimanga sempre attesa, diciamo, da questo punto di vista, il distaccamento, il personale farà delle mappature o andrà all'interno del parco a verificare dei percorsi, l'accessibilità, la conoscenza del territorio, perché l'intervento per gli incendi boschivi diventa fondamentale se è tempestivo e si arriva sull'incendio piccolo, perché poi ormai quando è grande diventa difficile da contenere, e quindi la conoscenza del territorio, la conoscenza di dove può essere l'incendio e anche i percorsi e anche un'attività di mappatura che diventa quindi un'attività di prevenzione permette di poter, diciamo, garantire il servizio. Il servizio in questo caso è finanziato con un mese, per un mese, diciamo, dal Ministero con uomini e mezzi, ovviamente nell'attesa che poi negli anni successivi si trovino ulteriori risorse. Questo è un progetto che parte da lontano, è iniziato già 3 anni fa in diverse zone d'Italia. In Piemonte sono previsti 3 presidi, uno a Canobbio Verbania, uno appunto a Ponte Canavese, diciamo, a Torino, e uno a Borgo San Dalmazzo a Cuneo, in modo tale da andare verso le 3 zone del parco. Questo, diciamo, l'obiettivo è avvicinarsi alle zone di parco, integrando il dispositivo ovviamente con la realtà, degli IB, con le realtà dei comuni, con le realtà del parco, quindi dei responsabili del parco. Questo, diciamo, è un po' il sunto. Ci saranno 5 persone, queste 5 persone, quindi 5 vigili del fuoco, che faranno un servizio dalle 8 alle 20, avranno a disposizione sia dei mezzi boschivi, diciamo, moderni, anche mezzi piccoli, e in più potranno utilizzare i mezzi del distaccamento volontario per fare il soccorso tecnico a secondo le necessità. Il territorio che andrà a coprire è un territorio di 400 interventi all'anno, il territorio quindi del distaccamento di Cournier, che quindi fa un numero di interventi, è circa 86 interventi per incendio boschivo all'anno, questo dalle nostre statistiche, quindi è un territorio importante, diciamo, come risposta, soprattutto tenendo conto che il distaccamento permanente più vicino è Ivrea e l'altro è Torino, quindi, diciamo, la distanza non è una cosa da poco. Metteremo un capo distaccamento, diciamo, del presidio, che garantirà il collegamento sia con la parte volontaria che col comune, col parco, quindi garantirà un po' la risoluzione di tutti quelli che sono i problemi logistici, e per il resto, diciamo, speriamo che il lavoro di questo distaccamento sia più di prevenzione, mappatura e conoscenza del territorio, e che invece ci siano pochi interventi. Ha detto che verrà finanziato per un mese, quindi resterà provvisorio solo per un mese o comunque continuerà ad essere attivo anche durante la ricerca di ulteriori risorse? Allora, il finanziamento ce l'abbiamo per un mese, e quindi questo, diciamo, faremo una settimana, alterneremo un'altra settimana, quindi 2 settimane a novembre e 2 settimane a dicembre. Questo per il costo. Certo, dal prossimo anno l'obiettivo sarà quello di cercare ulteriori risorse sia ministeriali che a livello locale, con i contributi ovviamente regione, parco, comuni, eccetera. Quindi il sistema va verso un sistema di integrazione. Il progetto è quello di trovare risorse e man mano allocarle.